Ciao a tutti, sono Vicky ed eccomi qui con il video di preferiti del mese, i preferiti del mese di febbraio, un mesetto corto che però ha avuto i suoi preferiti e quindi ve li vado subito a dire. Allora, per quanto riguarda il libro, Faithful, di cui ho fatto anche la recensione, di cui vi ho parlato, che pur essendo un paranormal romance che io il 90% insomma, non mi piacciono, questo l'ho gradito molto. E se vi va andate a vedere la recensione. Saltiamo il telefilm e il film in quanto non ne ho da dirvi, ma vi dico due anime. Uno è Naruto, perché ho cominciato a guardarlo, sì lo sono impresa perché è lunghissimo, e ho cominciato a guardarlo con il mio ragazzo e andiamo un po' a rilento perché poi sono anche tante puntate, però prima o poi lo finiremo. Mi sta piacendo abbastanza, non rientra nei miei generi preferiti, nei miei anime preferiti, però comunque è piacevole, divertente e anche emozionante in molti momenti. Il secondo anime di cui vi parlo è Il cuore di Cosette, di cui ho fatto proprio recentemente la recensione, tratto dai Miserabili, il libro dei Miserabili di Victor Hugo, e che mi è piaciuto veramente tanto. Io avevo già un po' guardato, ma non completamente. È veramente veramente bello e commovente, io ve lo consiglio. La canzone del mese sono ben due, così compensiamo le cose che mancano in questi preferiti. Una è Beautiful Girl, se non sbaglio, di Broken Iris, sulle tonalità tristi, e è veramente bella, la sto ascoltando veramente tanto. E una è Already Over, che non mi ricordo di chi sia, però come sempre vi lascio il link in descrizione per così potete cliccare e aprire la canzone, che è, vabbè, famosissima, io perlomeno l'ho sempre sentita, però ultimamente l'ho riascoltata ed è troppo bella. Anche questa mi sa che sono le tonalità tristi, però a me le cose tristi piacciono, per cui ho benissimo, perfetto. E sono queste le due canzoni del mese. La ricetta del mese sono le castagnole al limone. Vi lascio la ricetta, l'unica differenza in quelle di questi preferiti del mese è che invece di mettere liquori o altre cose ho messo tutto succo di limone. E vabbè, insomma, periodo di carnevale, ci sta, vi lascio la ricetta e sono sempre buonissime. Castagnole fritte. Per il consiglio di questo mese, consiglio del web diciamo, vi consiglio questo video di Sistiana, ve lo lascio sia qui che nel box informazioni, dove ha fatto un video dove ha cantato insieme ad un suo amico le hit più belle degli anni 90. Per chi è degli anni 90 come me, io ero ancora una bambina negli anni 90, però me li ricordo benissimo e ho molta nostalgia di quegli anni, sono del 91. E li ho vissuti comunque, sia, sono riuscita a vivermeli, e quindi insomma questo video mi ha fatto veramente molto piacere, l'ho anche condiviso sul mio Facebook e vi consiglio assolutamente di guardarlo, ve lo lascio, vi ricordo, qui sotto nel box informazioni. Evento e viaggio li saltiamo perché l'evento è lo stesso del mese scorso, perché ce n'è stato un altro simile, e viaggio non ce ne sono stati, però come acquisto del mese c'è il cosplay di Elsa, il vestito e la parrucca di Elsa di Frozen, che mi serviranno a fine anno per andare a Romix vestito da Elsa, che da tantissimo non volevo fare, perché una mia amica farà Anna. Mio ragazzo si metterà un costume per fare il simpaticissimo Olaf, quindi proprio sarà un piccolo gruppetto, e quindi l'acquisto del mese senz'altro è quello, insieme a Belinda di Enrise, questo mattone vissutissimo, che ho comprato veramente a poco per essere un libro introvabile. Questo è un libro fuori catalogo, uno dei due libri fuori catalogo di Enrise che non si trovano, e che se lo trovi costa tantissimo. Questo qui l'ho trovato, è un po' rovinato, però comunque è in copertina rigida, per cui si è mantenuto abbastanza bene, e per cui questo è insieme al cosplay di Elsa è l'acquisto del mese. Gioco, ce n'è un altro, allora, tralasciando che sto ancora giocando a quello del mese scorso, cioè Final Fantasy XV, perché sto facendo i gameplay come potete vedere sul canale, quindi quello non è il gioco del mese, quello è il gioco dell'anno per me, però il gioco proprio di questo mese è stato Kingdom Hearts 2.8, cioè il Kingdom Hearts che comprende Dream Drop Distance, l'episodio 2.0 Bilba Sleep, quello con acqua, mi capisce solo chi conosce il gioco, e anche dei video particolari, insomma.
e lo abbiamo quasi finito col mio ragazzo, quindi questo molto bello, questo è stato appunto il gioco di questo mese, il videogame di questo mese. Il regalo di questo mese, ultimo punto di questo video, è sempre un regalo libresco che mi ha fatto il mio ragazzo per San Valentino, della serie regali accettatissimi, bellissimi, desideratissimi, e cioè un altro libro fuori catalogo del Rice, uno dei due che era fuori catalogo, e cioè Un grido fino al cielo di Rice, questo pagato un po' di più, infatti è tenuto molto bene, c'è solo una pieghetta qui, ma insomma è veramente in buonissimo stato, e tra l'altro noto anche scritto molto piccolo, oh mio Dio, e anche questo è un acquisto veramente gradito, secondo me anche la trama è molto bella, prima o poi vabbè, vedrete la recensione, e quindi questo è stato il regalo di questo mese, il regalo preferito di questo mese. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like per supportarmi, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati quando carico un nuovo video, se volete la notifica vi basta cliccare sulla campanellina perché a volte YouTube fa i dispetti. Vi ricordo che ho anche un canale di cucina se vi interessa spulciare tra le ricette, e nulla, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao ciao!